No. Ma che cazzo? E gay sports. It's in the gay. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. 17° episodio del viaggio, ormai siamo in questo format settimanale, che mi è anche comodo a dir la verità. Siamo ormai agli ottavi di finale con il nostro Alex e il nostro Williams e siamo più o meno a metà del viaggio, poiché su FIFA 19 dura un pochino di più rispetto a FIFA 17 e a FIFA 18. Quindi ragazzi, siccome questo episodio sarà lungo, le solite 7 partite, direi direttamente di passare al gioco. Infatti metto le cuffie e possiamo partire. Avevo il capello fatto benissimo e per colpa delle cuffie, sti cazzi. Ovviamente adesso mi metterò la maglietta del Real Madrid, come promesso nel capitolo precedente, perché le promesse vanno mantenute. 5 years later. E quasi quasi ragazzi mi pento di non aver messo quella dell'Atletico che ce l'ho della stagione precedente. Quasi quasi riregistrerei il viaggio da capo solo per questo. Ok, con Alex eravamo rimasti, con Alex continueremo. Allora ragazzi, avevamo detto che c'era in programma Real Madrid Borussia Dortmund e che partiremo sostituti, poiché il nostro rendimento, nonostante sia troppo OP, non è piaciuto ai nostri dirigenti, più che altro dal punto di vista che Alex si sta facendo un po' trasportare dalla fama piuttosto che da quello per cui è pagato. Simulazione? Ci chiedono la simulazione. Ah, non siamo scesi in campo, 2-0. Fantastico. Sono già stati estratti i quarti, da quel che vedo, e il Leicester ha battuto la Roma 4-1 e la Juventus ha buttato fuori il Tottenham. Il Barcellona ha buttato fuori Besiktas. Preventivabile, il City ha distrutto l'Atletico Madrid. Il Bayern Monaco ha eliminato il Porto. Preventivabile, il PSG ha eliminato il Siviglia. E il Liverpool un bel 4-3 al Benfica. Dai, mi pare un esercizio abbastanza basilare questo. No, non lo è. Calcio in porta! Ok, ok, ci si può ragionare. Oh! No, vabbè, sei uno stronzo. Più potenza tiro potrebbe essere utile in ottica futura. Alexander, la tua concentrazione. Oh, sostituto, dai. Però qui ragazzi ci chiedono di switchare a Danny Williams, quindi seguiremo il consiglio. Aspetta. Devo capirci. Dobbiamo giocare con la Roma, però da Alex. Il Leicester ha già eliminato la Roma. Va bene, va bene. Bel diamantino dietro. Oh, c'ho creatura marina. Eh sì, ci sta bene. Si vede meglio su un braccio più chiaro. Mettiamola sotto questo punto di vista. C'ho una conciatura grisi. Adoro. Adidas glitch. Subito. Non abbiamo ancora giocato una partita. Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi? Forza, guardala bene. Non vorrai stare qui per sempre. Stai ancora leggendo? Ancora con sta casa, oh. I soldi, quelli veri, sono tutti a lungo termine. È un fallimento sicuro. Con il suo stipendio dovrebbe riuscire a permetterselo. Anzi, sono sicuro che può. Che possa. Che sei a corto di clienti, non è vero? Non hai più le commissioni di un tempo? Io ci provo a lavorare con questo cowboy. Cowboy? Non sono io ad essere stato scaricato da tutti i clienti. Sei fortunato che Danny è un bravo ragazzo. Danny, tu ed io ci conosciamo fin da bambini. Io mi preoccupo del tuo futuro. Schierati con Michael, schierati con Ringo. Io mi schiero con Ringo, ragazzi. Michael l'ho già scaricato con Alex e lo scarico anche adesso. Deve fallire. No, vabbè, poveraccio, però sta raschiando il fondo del barile, Michael. Vuoi dare ascolto a questo pagliaccio? Lui non ha nemmeno uno straccio di... Ora vanno le botte. Su, digli dove sono i suoi soldi. Non nelle tue tasche, amico, poco ma sicuro. Oh, pesa. Sei il mio cliente numero uno. Pensa come sei messo, allora. Cliente numero uno perché tutti gli altri ti hanno scaricato. Ci vediamo, Michael. No. Ma che cazzo? Certo che farli a Barnes. Facesse a Vardy. Ma Vardy non esiste. E se ne va la posizione attacco, se ne va. 3 punti abilità, perché abbiamo sorpassato l'overall, giusto? Siamo a 79. Sorpassare l'overall. Francesismi proprio. Questo può essere utile. Regista. Allora, direi contrasto in piedi e passaggio corto. Andiamocene nella città eterna per gli ottavi di Champions League, che
perché in realtà quell'anno la Roma beccò il Porto, in cui ci fu, secondo me, un popi popi da parte dei portoghesi, però quella è un'altra storia. Comunque, Stadio Olimpico di Roma, Roma-Leicester, per la seconda volta giochiamo in Italia. Minchia che è Roma, oddio minchia che è Roma, Zonzi. Però ragazzi, quanto mi sta sulle balle questo Olimpico così buio. Oh, neanche la notte è così buio. Olsen, campanellino per Williams. Troppi romanisti intorno. Dindi, Dindi, Olsen, paratissima. Oh, ma che ha portato via, ha portato via. Cengiz Under, mamma mia. Florenzi, Perotti. Ops, grande. Il contrasto è servito a qualcosa. Aumentare il contrasto è servito a qualcosa. E allora Bernard, dopo che Williams ha praticamente fatto tutto da solo, 1-0, gol di Bernard, si sblocca la partita all'Olimpico. Oh, Dzeko! Mi sono sentito male per un secondo. Ah, perché a volte Dzeko li ha questi colpi. Dindi, Madison, Madison. Ha colto nelle palle Fazio, non è finita. Bernard, Dindi, volevo tirare, ma ho visto Williams e non rimpiango la scelta. Balletto, ovviamente i fischi dei romanisti, perché qualsiasi squadra si presenta all'Olimpico son botte, certificato. 2-0. Ma poi in tutto questo Napoli e Inter non hanno passato il girone per forza, se no non si spiega. Vabbè, l'Inter era preventivabile. Danny Williams, ok, che c'è Olsen, ma sti cazzi. Volevo fare il tiro di precisione di sinistro, basta. E FIFA ha craftato questo gol dal nulla, bellissimo. E comunque è incredibile come sta giocando, almeno dall'episodio scorso, meglio Danny di Alex. Bernard, Danny. No, Fazio di merda. Volevo la tripletta in maniera sontuosa. Sono stato bloccato da Fazio, questa è un'umiliazione. Dzeko, Schmeichel, Bernard, Williams, Olsen. Finisce 3-0. Piccolo rammarico per non aver fatto la tripletta, però va bene. Il nostro secondo viaggio in Italia finisce con un'altra vittoria. Stasera sono qui proprio davanti all'uomo partita, Danny Williams. Già, mi ricorda molto Ibra questa personalità qui. In campionato stiamo avendo qualche difficoltà. Sono arrivate 3 sconfitte che non ci volevano. Però comunque sempre almeno uno dalla vetta, eh. Magari giocassimo qualche partita, potrei darti una mano. Intanto mettiamo l'aggressività, giusto per farvi sapere. Leicester, Roma, siamo al ritorno. Vabbè dai, King Power Stadium. È vero, quell'anno la Roma aveva la maglia grigia, che a me piaceva particolarmente, a dire la verità. Però vabbè, bande le minchiate. Dindi, 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 Dindi. C'è Tielemans, sì, ma come cazzo crossi, frate. Williams, dentro, palo rete di campanellino. Dindi, che imita Balotelli con questa esultanza, signori. Palletta è di Williams, davvero. No, a patate proprio. Però di Pellegrini, Schmeichel, un gatto, ragazzi. Comunque voglio farvi notare che siamo in vantaggio 1-0 con 0 tiri in porta. Williams dentro per Tielemans. No, Kolarov è più veloce. Vabbè, va bene. Williams, Madison. Bella, Williams. Olsen, cosa cazzo ha preso? Prima Fazio, poi Olsen. Posso farlo sto pallonetto? Mendy, Tielemans, va centrale. Williams dentro per Bernard. Bernard, ancora Fazio, incredibile. Madison, tira, poi si spezza. Facci un po' di breakdance, Madison. Facci un po' di breakdance con questo tiro a giro. Minchia, 74 minuti per fare il 2-0. Vabbè, dai.
Tielemans, Bernard. Bernard, Gezal, l'ho visto! Ma basta, Olsen, basta! Finisce 2-0 con un totale di 5-0. La Roma è ufficialmente uscita dai giochi. Nella Champions League, secondo Alex, il risultato era un pochino più ristretto, però comunque l'Ester era passato, perché ovviamente bisogna avviarci verso il gran finale di questa trilogia. Ma perché sempre la carta 75? Siamo 79, mo! Tutto bene, amico? No? Che c'è? Ti hanno rapinato? Sì, diciamo di sì. Sono passati gli ufficiali giudiziari. Non so cosa sia peggio. Il fatto che tu abbia perso tutti i miei soldi. O venirlo a sapere. Tu abbia perso tutti i miei soldi. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Di qualcosa! Avrei voluto dirtelo un sacco di volte. Perché non l'hai fatto? Volevo solo dimostrarti di saperci fare. Ho investito fino all'ultimo. Ho cercato di tornare indietro. Mi sa che abbiamo fatto la scelta sbagliata. Adesso te ne devi andare. Per sempre. Se non ho nemmeno i soldi per tornare a casa. Cazzi tuoi. Ti prego, Danny, possiamo venirne fuori? Hai dimenticato tutte le volte che ti ho fatto stare da me quando tuo padre ti cacciava di casa? Non buttare tutto all'aria. L'hai fatto tu. Tieni. Esci dai coglioni, Ringo. Intanto ragazzi, la prossima sarà contro il Bayern Monaco, perché ovviamente la Champions va avanti in due formati diversi. Tutto procede secondo copione. Bello! Mettila! Beh, dovevi cogliere il coso però, eh. Bollente? Minchia, professionismo puro. Schmeichel vola! Aumentano l'equilibrio e i riflessi. Con i calci di punizione, va bene. Allora ragazzi, qua ci dicono di proseguire con Danny Williams e sarà Leicester Bayern Monaco. Vamos! La prima in casa, quindi attenzione a prendere gol che potremo pagarla cara. Cazzo raga, abbiamo contro Lewandowski, mi sto cagando addosso. Minchia, c'è ancora Robben. Madison, palo! Si parte bene. Dindi, Williams. Dindi. Niente. Williams, vede Mendy. Vede Mendy. Vede Mendy! Neuer! Bella! Bellissimo campanellino Dindi! Che gol sublime, signori! Mamma mia! Secondo gol consecutivo per Dindi Long! James, Robben! Lewandowski, palo! Fuori gioco, da cagarsi addosso. Devono chiamare la gru e rimettere sulla porta, mo. No, Gnabry, Gnabry, fuori. Comunque, Madison. Ah, un altro palo, ragazzi. Oddio, Thiago. Nato in Italia, sto bastardo, poteva giocare per noi. No, no. Chi è quella testa di cazzo che ha fatto quel passaggio lì? Arbitro! Oh, 1-0. Male, male. Dobbiamo impegnarci di più. La risolve campanellino. Tanto tocchiamo l'ottata di overall, che quella è importante. Mica me lo riprendi in casa, vero? Chiama Kim. È successo almeno 3 mesi fa. Ho un sacco di compiti da fare. Ah, compiti. Un incubo. Già. Mi chiedevo se avessi sentito Alex. Non è che mo... Sì, che scopa la sorella di Hunter? Sono andata a trovarlo. La sorella Hunter? È stato strano. Alex era strano. Adesso è un pezzo grosso. Lui ha una specie di entourage ora. Sconosciuti che gli... E non caga nessuno. Tutto il tempo. Non mi piace. Wow, un entourage. È una star. Giocare col Real, il suo marchio. E poi la fama. Sei sicuro che vada tutto bene? Perché sto atteggiamento alla Joker? Non mi quadra. Ah, grazie per la telefonata. Ci sentiamo più tardi, ok? A presto. Ok, ciao. Boh, e ha sgomberato casa. 4 punti abilità. Dobbiamo sbloccare torre, è un obiettivo. No, ci voglio 3 punti abilità, che palle. Vabbè, a questo punto tiro di esterno e poi torre. Oh, abbiamo cresta grande. Yes. Poi lo vedrete. Adidas glitch. Dobbiamo assolutamente superarlo. Coraggio. Per l'overall, per l'obiettivo, per il torre. No. Ok, l'ultima. Devo farcela. Sono a B. Sì! Che culo!
ma come... Fra, sei serio? Più finalizzazione, più potenza tiro. Questi sono molto molto importanti. Intanto il Real Madrid ci fanno sapere che ha già buttato fuori la Juventus. C'era ancora l'Allianz Arena. Pensate un po'. Certo, giochino, potevamo anche giocare con la maglietta bianca, eh? Poiché una piccola sborratina di blu c'è nelle divise del Bayern, eh? Grazie, grazie. Dindi. Mendy. Guarda Neuer che si stava già spostando sull'altro palo. Guarda lo stronzo di Neuer. E inchiniamoci all'Allianz Arena. Williams dentro. Mendy, era arretrato apposta il bastardo di Neuer. Mendy. Madison. Va bene, va bene. Mendy. Chilwell. Williams, che tira tipo un calcio in faccia a Neuer. Breakdance. E 2-0, signori. Sesto e 26esimo. E comunque ragazzi, il personaggio di Danny Williams, giocandolo a livello di minutaggio più di Alex, te lo fanno apprezzare veramente di più. Tielemans. Ah, oh. Campanellino Dindì. Terzo gol consecutivo. Terzo gol consecutivo per Campanellino. Colui che c'è sempre stato. Madison vede. Ci ha preso gusto. Palo. Terzo palo in due partite contro il Bayern. Incredibile. Gnabry. Gnabry. Robin Schmeichel. Williams. Vede Madison. Vede Madison. No, ma devo smetterla. Devo smetterla, veramente. Devo smetterla. Non è carino. Campanellino. Sobrietà pura. Mendy. Oh, per il Brighton. Il tocchetto all'ultimo. Ti aspettavi un pallonetto anche qui, brutta merda. 4-0, 5-0 totale. A casa c'è gloria anche per il Brighton. Palla dentro, Coman. 4-1. Mi ero distratto, solamente pensando ad altro. Alla quarta partita, primo gol subito, eh. Insomma, notando anche come sono fatti gli avversari, quanto sono forti, capite bene che è un bel obiettivo. Abbiamo cerca Williams di testa, che era Maguire. Finisce 4-1, 5-1 totale. Peccato il gol del Bayern, se no erano 2-5-0 di fila. Torniamo a casa con il sorriso e approdiamo in semifinale. Spiazze Boateng. Festeggiamo e andiamo bene a casa. Intanto ragazzi, in Premier League siamo sempre lì. Ed era inevitabile che qua ci chiedessero di passare ad Ante. Siamo al 17 aprile 2019 con Danny Williams, pensate voi. Sicuramente ci sarà il doppio scontro con la Juventus, questo ne sono sicuro. Appunto. Io direi in ordine di preferenza prima, seconda e terza scelta. Mamma, apri tu. Perché hai finito gli assistenti? Minchia. Oh. Ah, ok. È Kim. L'abbiamo vista nel capitolo, mi sembra, 13. E l'abbiamo vista dal punto di vista di Kim. Alex, non potresti almeno dire ciao a tua sorella? Stiamo cercando quella di... Quella poveretta è rimasta sola. Già vista sta scena, nessuno, signora. Nessuno di questo tuo... Ho quasi finito, poi io possiamo... non intendo rilassarmi. Ormai non so, memoria. Nessuno di loro sarà qui se la tua carriera finisce. Non fai altro che circondarti di approfittatori. Non credo. No, pensa a fondo alle prossime parole che stai per dirmi. Botte tirate di capelli. Che di tutte queste persone ne ho abbastanza. E qua se ne vanno senza dire niente. Mamma! Oh! Per avermi accompagnato all'aeroporto. Ah, fatto bene, fatto bene. Non è una scusa. Scusi, ma... accettate. Se vieni a mangiare con noi. Ah, finita bene poi. Questo è il momento peggiore. Ce la giochiamo. Se vinco, tu vieni a cena. Qui. Il mio lato, il tuo lato. Si segna solo rasoterra. Si arriva a 5. E va bene. Inizi tu. Ce l'ho, Kim. Su, dai, provaci. L'hai voluto tu. Se vinco, eiaculo alacremente. Ma perché c'è l'entourage? Ah, ok. Ops. Due. Vieni a cena, vieni a cena, vieni a cena, vieni a cena. Tre. Oh, con la fintina. Quattro. Per te è finita. Gol. Ah. Ma perché il calcio così di potenza?
Potrei appoggiarla così. Sto 5 a 0. Vieni a cena. Vieni a cena. Ti piace il jamon? Sei grande. Che ci posso fare? Allora, Real Madrid Juventus, siamo ancora sostituti. Bisogna prendere 8, segnare un gol e vincere la partita. Cazzo. Douglas Costa, Ronaldo, Douglas Costa, Navas. E Carvajal impedisce a Chiera, Khedira, andare a botta sicura. Vedo solo una Juventus Allegri style, che nonostante perdano stanno tipo 10 dietro al pallone. Modric, Hunter, devi inserirti! Devi fare qualcosa! Ma non è possibile che quando devo far gol il gioco si blocchi così! Isco, vaffanculo! Guarda, guarda! Guarda dov'è! Isco! Hunter! Tiro mediocre, mi hanno detto. Ok, va bene. Vai, adesso mette anche Lucas Vázquez per Bale, il solito cambio del cazzo. Guarda, guarda come non ha superato Cancelo che era fermo e girato. Perché? Perché? Perché l'è passata a Khedira? Perché l'è passata a Khedira? Perché? Voglio sapere il motivo perché l'è passata a Khedira, c'era Kroos. No, io non ne voglio sapere, ragazzi. No, guardate, non ne voglio sapere. Io non ne voglio sapere. Quando l'obiettivo dice fai assist, il giocatore è sempre lanciato a rete. Quando ti dice fai gol, gioca più esterno di un esterno di un attacco a 4, ma è normale. Ma no, 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 vabbè. Dopo questo ho visto tutto. Ma perché stanno mettendo Ramos a fare l'attaccante? Perché? Perché? Comunque più passaggio lungo, wow. Juventus, Real Madrid. Perché con la maglia nera? Quando la Juventus è bianconera? Ok, non è che si confondano così tanto, però c'è sti cazzi. Kroos. Isco, sì. Va bene. Perché? Perché è così distante quel passaggio di merda? Bale. Bale, siete a guardare la parata di Szczęsny? No, no, neanche la parata di Szczęsny. Direttamente fuori. E tra l'altro non sta neanche giocando Szczęsny, ma sta giocando Perin. Dybala, Courtois, Douglas Costa. Che culo. Fammeli sbagliare i tiri ad Hunter. Fammeli sbagliare apposta, sì. Hunter. Cross. No, va bene, no, io non ci sto. Io non ci sto, ragazzi, io non ci sto. Fallo. Bale. Traversa. No, vabbè, va bene. Oh, Modric. Minchia, ma quanto me lo fai soffrire, però. Vai, esulta. Mi serve il gol di Hunter. Ronaldo, Courtois. Bello, c'è tempo. Isco. Ma perché l'è data lì? Perché l'è data lì? Che Chiellini si stava muovendo verso Alessandro. Perché? Hunter. Kroos. Hunter. Ti prego. Fuori. No, vabbè, lo sta facendo apposta, ragazzi. No, no, Khedira. Gol. Gol. Che culo. Guarda, guarda dov'è. Guarda dov'è la punta centrale. Guarda in che zona del campo sta giocando. Vinicius Junior. Oh, sti cazzi. Mamma mia, ma quanto cazzo ci è voluto. 72 minuti. Ah, beh, l'esultanza un po' provocatoria. Cross. Hunter. È buono? Sì, è buono. 3-0, doppietta di Hunter. Mulinello. Mulinello e mascherina. Le mie due esultanze preferite. E siamo a 10 minuti dalla semifinale. Finisce qui 3-0 con doppietta di Alex, se Dio vuole. Siamo ufficialmente in semifinale. Allegri. Come mai la Champions League tu non la vinci mai. Ormai risuona anche su FIFA. 3 milioni di follower, 85 di overall. Very very nice. Allora, come obiettivi del capitolo 3 dobbiamo vincere la Liga. E devo raggiungere la valutazione mentore massima con tutti e 5 mentori, cazzo. Ma abbiamo una chiamata dall'esterno. Ciao dall'esterno. E si tratta di Kim Hunter. Dobbiamo giocare contro l'Australia per i quarti dei mondiali femminili. La vincente andrà con la vincente di Germania e Messico. Dobbiamo solo qualificarci per la finale, tutto qui. I cross sono il modo più semplice e affidabile per creare occasioni da rete. Non è vero un cazzo. È il gol della merda quello. Sì, vabbè, che piedi a banana. Ultimo.
Voglio chiudere con eleganza. Più forza, più cross e più passaggio lungo. Australia, USA. Vamos. Con il nostro 79 di overall siamo tipo le più scarse, ma ci metto titolari, ok. Sempre sto Sanderson Park. Comunque sia, dai. No. No, 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 palo. Fallo, fallo, arbitro. Rapino è Oran dentro. E c'è il gol. Di chi? Di Joyd. Disappointment solido per non aver segnato con Hunter. Però quando il risultato va sbloccato, va sbloccato. Hunter. Morgan. Arbitro. No. Vabbè, per par condicio. Adesso se tipo prendiamo il gol del pareggio voglio ridere. No. Grazie Hunter, che non ti smarchi, che non fai un movimento, che non sai mai dove devi essere. Grazie Hunter, grazie. Adesso basta sti cazzi. Chi capita tira. Mi sono rotto i coglioni di cercare gente che non fa un cazzo. No, io non posso mettere a repentaglio i risultati della mia squadra perché c'è gente che non aggancia neanche un pallone. Mo fanno il 2-1. Mo fanno il 2-1, me lo sento. No! Ma dove cazzo la mandi? Andava su quel passaggio. No, vabbè, ragazzi. Sì, vabbè, poi è liscio. Io ci metto la firma, ragazzi. Guarda i passaggi che mi fa fare. Bella. Fatto gol, ma che devo fare, signori? Che devo fare? Cioè, ditemi. Cioè, devo farmi fregato marcio per il calcio femminile. Cioè, non è un discorso sessista, però c'è, cioè, davvero. Cioè, io non sto giocando il viaggio di Kim Hunter. Io sono andato su tornei e sto giocando i mondiali femminili perché mi andava di farlo. Perché in campo è un totem. Serve un assist, non ho toccato palla. E con questo, ragazzi, era l'ultima partita di questo episodio. Siamo in tutte e tre le competizioni. In semifinale, 80 di overall per una persona che non si muove. Fantastico. 3 punti abilità. Più scivolata, più velocità scatto. Mi serve. Sarà contro la Germania che ha eliminato il Messico per 4-1. Poi Italia-Canada l'altra semifinale. Quindi vedete che, ragazzi, la finale sarà per forza contro il Canada, perché si deve prendere la vendetta di quella che gli ha detto una frasaccia nelle qualificazioni. No vabbè, me ne manca uno. Me l'ha fatto sbagliare a po'. Meno male, ma graziato, guarda. Più freddezza, più posizione attacco, più passaggio lungo e più visione. Ok. Di puntare al professionismo. Dovrei ascoltare il consiglio di un agente del suo calibro, giusto? L'hai detto tu, la crescita del gioco, le opportunità, che il professionismo è possibile. Cioè, ti fa un po' quel cazzo che ti pare. Cheat. Ha detto così? Sì, ma sono agenti, sei la migliore, sei la più forte, dammi il mio 20%. Dimmi che non ho sentito quello che ho sentito. Hai parlato con un agente? No, la gente ha parlato con me. La squadra sulle trattative durante gli impegni internazionali. Sì, stavamo solo parlando. Vai fuori, subito. Madonna. L'ho chiamata Sergente Hartman apposta. Per te le regole non valgono? Dammi una buona ragione per non spedirti immediatamente a casa. Questa squadra significa tutto per me. Essere qui, fare parte di questa squadra è molto importante per me. Vabbè, voglio giocare fino a fondo. È l'ultimo avvertimento, Hunter. Che strigliata che gli ha fatto. USA Germania, ragazzi, sarà la prima partita del prossimo episodio, dove dovremo qualificarci sostanzialmente per la finale. Con Kim siamo già al 2 luglio. Io, ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo capitolo, nonostante il rage giustificatissimo. Ci vediamo alla prossima, dove apriremo con Kim e tenteremo di arrivare in finale. Dovremo battere un avversario abbastanza tosto come la Germania. E poi ci sarà la Liga di Alex e la Premier di Danny. Grazie, ragazzi, della visione. Alla prossima, un bacione.